Eccoci tornati in studio e allora via libera, lo dicevamo in apertura di puntata, al nuovo decreto del governo con le misure anti-Covid. Partiamo proprio dalla scuola, la novità è il Green Pass obbligatorio per il personale scolastico, il personale per i docenti, ma parliamo di tutto questo proprio con il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che è collegato con noi. Buongiorno Ministro e buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buona ministro, mattina a tutti. Grazie Ministro, grazie di essere qui, di essere con noi. Ecco, lo dicevamo, l'obiettivo è riaprire la scuola in sicurezza e in presenza. In che modo i ragazzi e i docenti torneranno in classe? Innanzitutto in presenza. Il nostro impegno è far tornare tutti in presenza e questo è l'impegno di tutto il governo. Tutto il governo ha ricordato che vi sono delle regole chiare, e sono quelle che ci ha dato il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Sanità, e quindi la mascherina per tutti e, laddove sia possibile per le condizioni logistiche, un metro di distanziamento. Poi grandissima attenzione a tutti i sintomi che vengono da coloro che possono avere la febbre, cioè più di 37,5, e poi tutte le usuali attenzioni. È stato richiesto il Green Pass, che vuol dire non soltanto la vaccinazione, ma anche un tampone per chi non volesse vaccinarsi. Ovviamente tutti coloro che per motivi di salute non possono farlo, ovviamente sono esenti da questo. È stato però introdotto un principio importante. È stato chiesto al commissario Figliuolo di fare uno screening su tutta la scuola e quindi questo è un modo per garantire tutti ancora una volta. Ministro, lo ha anticipato lei, le misure decise dal Consiglio dei Ministri ieri, quindi Green Pass obbligatorio per insegnanti e personale scolastico che dovranno esibire quindi il certificato verde per entrare negli istituti scolastici, anche un tampone negativo è sufficiente nelle ultime 48 ore, lo ricordiamo, per il Green Pass. Insomma, queste misure da voi decise dal governo, insomma, era quello che si aspettava ed è la via giusta, insomma, per riprendere in sicurezza e in presenza, come diceva, l'anno scolastico? Il nostro obiettivo è la presenza. È stata rivotata la posizione che diceva il vaccino obbligatorio. È stata lasciata la possibilità di fare dei tamponi e questo, come dico, è accompagnato da questo screening generalizzato che verrà fatto dal commissario. Noi crediamo che questo sia, con le misure che abbiamo definito, un modo per entrare in sicurezza e per entrare tutti in sicurezza. Le faccio notare che contemporaneamente abbiamo un poderoso programma già avviato, non da adesso ovviamente, avviato da giugno, di quasi 2 miliardi per permettere di intervenire sulle classi più numerose, in modo da ridurre la numerosità delle classi che sono più affollate, per sostenere in particolare i ragazzi di terza e quinta nella loro recupero degli apprendimenti. Abbiamo un intervento che abbiamo concordato con gli enti locali per la messa in sicurezza delle aule. Abbiamo un accordo molto importante, sempre con gli enti locali, per mettere in sicurezza anche i trasporti. Quindi abbiamo, come Consiglio dei Ministri, fatto un intervento molto ampio per quanto riguarda tutte le diverse possibilità, tutte le diverse capacità per mettere in sicurezza i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Ecco Ministro, lei lo ha accennato, un problema annoso è quello proprio dell'edilizia scolastica, molte delle nostre scuole hanno problemi gravi proprio sulla struttura, ci sono edifici vecchi, fatiscenti. Che cosa state facendo, quali interventi state mettendo in atto proprio per fronteggiare questa situazione? Sì, noi fin da febbraio siamo intervenuti su questo. Siamo intervenuti con interventi concordati ovviamente con i comuni e con le province che sono i proprietari degli edifici. Abbiamo già dato 2,5 miliardi direttamente a loro per la messa in sicurezza fisica degli edifici e abbiamo un altro 1,5 miliardi su cui stiamo lavorando oggi. Ma questo ci permette di arrivare al recovery plan, al PNRR. Lì ci sono 18 miliardi di interventi, quindi non soltanto abbiamo fatto interventi oggi per oggi, ma abbiamo fatto questo intervento ponte poderoso che ci permette di avere una programmazione di 5-6 anni per veramente rimettere in sicurezza, ma anche fare scuole nuove.
Ricordo che il PNRR ci sono 800 milioni per scuole nuove, ci sono 4 miliardi per il rifacimento delle scuole e addirittura 4 miliardi e mezzo per i nidi e le scuole dell'infanzia, che sono l'altro nodo fondamentale, in particolare nel Mezzogiorno, per dare un'offerta veramente a tutti. Quanto, per quanto riguarda invece le misure insomma, per convivere con il Covid, quindi la misurazione della temperatura all'ingresso, il numero di alunni per classe, tenere le finestre aperte, insomma tutte quelle misure necessarie per scongiurare insomma, il diffondersi dell'epidemia, come ci si sta organizzando rispetto all'anno scorso, come si sta arrivando all'appuntamento di settembre, sfruttando magari questi mesi per non trovarsi impreparati insomma, all'avvio dell'anno scolastico, speriamo in presenza? No, sicuramente in presenza. Scusi, sicuramente in presenza. No, non è che ci stiamo mettendo noi oggi in questo momento, è da marzo-aprile che stiamo lavorando per la riapertura delle scuole in presenza. Vi faccio notare che abbiamo fatto tutti gli esami di Stato, sia di terza media che di quinta, in presenza, più di 1.100.000 ragazzi. Abbiamo durante l'estate lavorato in maniera poderosa per mantenere aperte le scuole, quindi continuando a fare queste attività non solo in presenza ma anche coinvolgendo il territorio. Siamo intervenuti, quest'anno noi assumeremo 75.000 insegnanti in ruolo, cosa che non è mai stata fatta prima, ma soprattutto noi stiamo continuando a dare risorse alle scuole che, come lei sa, operano in autonomia. Stiamo parlando di altri 410 milioni che sono strumenti che possono permettere alle singole scuole, nella singolo contesto, di affrontare queste problematiche di sicurezza. Abbiamo stretto moltissimo ovviamente tutti i rapporti con la sanità e con le sanità locali, perché è chiaro che ancora in questo caso non è soltanto la scuola sola, ma è tutto il territorio intorno alla scuola che deve garantire questa apertura. Ed è quello che sta succedendo. La scuola è tornata al centro del dibattito locale, è tornata al centro anche del dibattito nazionale. Ecco, Ministro, infatti mi piaceva sottolineare questa l'iniziativa del Piano Scuola Estate, una sorta di collegamento, di ponte per il nuovo anno scolastico. Ecco, com'è andata? L'obiettivo è stato raggiunto? Sì, l'obiettivo è stato raggiunto. Noi abbiamo dato 150 milioni ripartiti fra tutte le scuole del Paese. E queste servono soprattutto per fare l'apertura, cioè quelle settimane di accoglienza prima dell'avvio dell'attività didattica. Dall'altra parte, invece, la parte che è andata a bando sono 180 milioni, in particolare per il Mezzogiorno, più 40 per le zone particolarmente difficili. Su 8.500 plessi scolastici, 7.500 hanno partecipato con iniziative che hanno permesso non solo di mantenere aperte le scuole, ma anche di ritrovare competenze e, dall'altra parte, ritrovare i compagni, ritrovare la socialità. La scuola è anche vita comune e noi, questa estate così difficile, abbiamo permesso ai ragazzi e alle ragazze di ritrovarsi e questo è quello che ci permette di essere certi che non sarà soltanto una scuola presenza, ma con le persone presenti con tutte se stesse. Purtroppo sappiamo insomma da vari studi, da anni, che la DAD per forza di cose insomma provoca, come diceva lei, anche nell'apprendimento è sempre meglio studiare in presenza, e la socialità e l'aiuto insomma che danno i compagni in presenza. L'ultimo tema è quello della dispersione scolastica, perché sappiamo, Ministro, che insomma anche i dati su questo non sono confortanti. Il Covid purtroppo ha aumentato il dato di studenti che abbandonano la scuola. Come pensate di riportare questi ragazzi, questi giovani italiani insomma nelle aule, come riprenderli, ecco? Sì, il Covid ha purtroppo accentuato un fenomeno che vedeva l'Italia intera, ma in particolare il Mezzogiorno e le aree più periferiche, avere dei dati di abbandono scolastico molto alti. Noi lo stiamo affrontando da una parte ritrovando questo che dicevo, cioè riponendo la scuola come il luogo aperto nell'ambito del territorio. Abbiamo e stiamo investendo moltissimo nel personale,
stiamo investendo anche proprio in azioni mirate, dato che ci sono delle classi più numerose, in particolare per le terze e le quinte, per le terze media e le quinte, e stiamo dall'altra parte, dentro al piano Recovery Plan, mettendo questo tema al centro. Tutto il piano europeo è centrato sul recupero della dispersione. Come si fa il recupero della dispersione? Primo, dando più attenzione alle singole persone, quindi con una didattica più mirata alle singole persone. Secondo, rafforzando moltissimo i percorsi, innanzitutto quelli tecnico-professionali, bisogna dare più opportunità alle persone. Terzo, non soltanto facendo questo, ma permettendo di avere anche una didattica che sia più laboratoriale, più fatta insieme, più organizzata sui bisogni anche del territorio delle persone. Quindi passando ad una scuola che non fa una selezione cieca, ma fa un accompagnamento intelligente. Questo è il modo per soltanto evitare la dispersione, ma per permettere ai ragazzi di avere dei percorsi di vita. Grazie, allora, grazie al Ministro Bianchi, Ministro dell'Istruzione, per essere stato con noi stamattina, averci spiegato con chiarezza come sarà la riapertura delle scuole. Buon lavoro per il raggiungimento di questo obiettivo così importante. Grazie.